quante siamo giunti in prigione, ah, 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 occorre una rivoluzione, ah, 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 e siamo giunti, ah, ah, occorre una rivoluzione. Oltre il vegetariano, oltre il vegano, abbiamo anche finalmente l'aria fritta. Volete un primo, un antipasto, un contorno di aria fritta? Un antipasto, un antipasto, partiamo proprio canonici, partiamo. Va bene, va bene, va bene. Ecco l'antipasto! Attenzione! Tutti quanti insieme, dobbiamo portare il tempo, perché sennò qua l'antipasto non ce lo facciamo. Proviamo, via! Allora, 3, 4. Attenzione! Attenzione! Esci tu mazzo, padrone! Attenzione! Attenzione! A me mi manda, chi mi manda? A me? A me mi manda il prologo! Ha detto che si chiama il prologo! Il prologo mi ha detto! Ci rivelare tu col pubblico buffone, perché questo è il momento dei buffoni. Ho detto, va bene. Sei pronto? Sì, sono pronto, ho detto, tutto a posto. Mi raccomando, prima di ogni degustazione al pubblico, devi dire al pubblico questa equazione. E quale ho detto? Il teatro e l'arte stanno alla vita come il vino sta all'uva. Ma se l'arte è l'essenza della vita, mi sono chiesto, ma che cos'è la nostra vita? No, con le sue torri gemelle, con le sue torri grandi, le torri degli asinelli, le piazze grandi, le piazze piccole, le piazze del plebiscito, con le sue celle e le sue cupole, i suoi sotterranei e le sue fogne paludose, se non una gran bella prigione. E allora mi è venuta questa canzone, ho detto, e siamo tutti in prigione. Occorre una rivoluzione, e siamo tutti in prigione. Secondo voi qua com'è? Secondo lei? Sì. Sì. Allora, se cantiamo vuol dire che ci sentiamo pure, che ci serve questa rivoluzione e che vogliamo fare di tutto per essere uniti e forti insieme. Allora, tre, quattro. Siamo tutti in prigione, occorre una rivoluzione. E siamo tutti in prigione, siamo tutti in prigione, occorre una rivoluzione, e siamo tutti in prigione. Vabbè, diciamo che siamo in una prigione dorata da soli, e siamo tutti in prigione, occorre una rivoluzione. Potete ordinare un contorno, ancora una frutta, un dolce. Ah, chi è là e ha voce per cantare? Siamo nipoti della ricostruzione, figli della fame onnivora, della sacra balena bianca. Risolti i compromessi, generano mare rosso sangue, arrivano i pesce cani con le loro promesse, si nutrono dei loro figli, figli che si vendono camuffati da dissidenti. Vai.
la soglia dell'offerta. Curro, 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 con questo vuoto che non si riempie mai. È un viaggio estremo stesso, è un viaggio di sola andata. È un viaggio che va senza se ferma. È un treno che va senza scalo. Un treno vendata apposta per noi. Pochi, soli, dispersi e disperati. Che tenga una voce non può cantare. Tenga una voce non può cantare, che tenga una voce non può cantare. Canta. Il dolce, perché dopo questa cosa un poco, ci vuole un po' di dolce. Al dolce abbiamo, abbiamo la bellezza, la bellezza. Tre, quattro. Appassionato dice la bellezza è temibile e possente e scuote la terra sotto i nostri piedi e il cielo che ci sovrasta come la tempesta. Lo stanco e l'offeso dicono la bellezza è un lieve bisbiglio, parla del nostro spirito ma la sua voce cede ai nostri silenzi come una fiamma spaurita dall'ombra. E il vento dice la bellezza l'abbiamo udita su per i monti e con quel grido l'abbiamo sentito strepito di zoccoli, battito di ali, ruggito di leoni. Il viandante e il lavoratore del meriggio dicono la bellezza l'abbiamo vista affacciarsi dalle finestre del tramonto. Il lavoratore bloccato dalla neve, dal freddo dice la bellezza giungerà con la primavera balzando di colle in colle. E il lavoratore stanco d'estate sotto la carura che miete il grano fa la bellezza, sì, l'abbiamo vista danzare con una folata di neve, le foglie di autunno nei capelli. Queste cose abbiamo detto della bellezza e nonostante tutto non abbiamo parlato di lei. La bellezza non è un bisogno, non è una bocca aperta, non è una mano protesa. La bellezza è un giardino perennemente in fiore, è uno stormo d'angeli eternamente in volo. Abbiamo ancora il contorno. Dici per noi va male, il buio cresce, ha assunto un'apparenza invincibile. Noi abbiamo commesso degli errori, una parte delle nostre parole le ha confuse il nemico fino a renderle irriconoscibili. I cani dicono che secondo loro è proprio così. Facciamo il secondo, bello sostanzioso, bello forte, vabbè quello là c'ha la barba quindi è il tipo che cerca l'aria fritta cucinata sostanziosa. Vi dico come si chiama, si chiama O tiempo se ne va e il sogno sta sempre. E un, e due, e tre, e quattro, e un, e due, e tre, e con la necessità di quei treni oscuri, pesanti, rancorosi, nell'inerzia, trasportano il mondo da un luogo ad un altro, marciano su rotaie mobili, su ruote d'acciaio, brunito di freddo di ferro, che scintilla su freddo di ferro, bagnato da piogge buie, c'è una curva. Va veloce il tempo, va veloce il tempo, va veloce il tempo, come questi treni. Non c'è tempo, non c'è tempo per tutto.
tornare indietro per uscire dal sogno. Sogno. E mi inducono a sognare ancora. E sogno. E sogno. E sogno di mille possibilità di attraversare i muri, di liquefare le sbarre. È sogno di fuggire, è sogno fughe dopo fughe. Per capitare, il padre, stato mai stato, ed estirpare la metastasi istituzionalizzata. Abbiamo un altro po' di tempo, possiamo fare la frutta e basta. Ci è rimasto solo l'interesse, l'amore, tanto è breve, ve lo faccio. Ma amore... dura eterno fino all'estremo giorno del giudizio. Se questo che io scrivo è un errore e sarà dimostrato tale dal comportamento mio, dite pure che non ho mai scritto e che nessun uomo ha mai amato. E questo era l'amore di William Shakespeare. Come dice il mio padrone, che devo dire sempre al pubblico, l'arte è l'arma, the art is the weapon, e quindi forse tramite l'arte riusciremo a farcela. Aggiungo che non è un caso che il maggior periodo di splendore economico dell'Italia coincida con il maggior periodo di splendore artistico, 1250-1492, 250 anni di storia, che forse non sono un caso, anche se in un'altra epoca, però 250 anni dove due, la parte economica e la parte artistica, viaggiavano tutte e due a mille insieme, parallelamente, e poi si incrociavano, vuol dire che se è durato per 250 anni qualcosa di vero ci sarà pure, di empirico ci sarà. Quindi the art is the weapon, e quindi fomentiamo, alimentiamo tutto ciò che può risvegliare le coscienze, così come l'aria fritta. Dare una sensibilità alle coscienze con l'aria fritta, che fa bene, fa digerire, dovrebbe far bene all'anima se...